Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, le nostre cucine servono di preparativi ancora non proprio, perché prima dobbiamo presentare la nostra giuria ormai famosissima, Fiammetta Fadda, Fiammetta per eccellenza oggi, tutta rossa, Riccardo Rossi, certo. E Chiara Maci, la blogger culinaria più famosa d'Italia ormai. I tre dell'Ave Maria. Stefania, nata latina, viva Roma, organizza eventi teatrali. Spero non con il nostro giurato centrale. E Stefano invece, da Ancona, medico, igienista, con la passione della cucina molecolare. Attenzione, quella che piace tanto ai nostri giovani chef. Prima di tutto, prima di cominciare a fare le vere ricette, quelle che danno punti, c'è da fare una piccola gara. Quindi, prova di manualità. Cipollina, agrodolce, buona, con la carne, col maiale. Dovete farmela in 3 minuti e vediamo chi la glassa meglio, chi la fa cotta più uniformemente. Avete a disposizione i classici ingredienti, anche con 2 profumi un po' più marcati. Pronti? Via il tempo! Padella molto calda. Si sbollentano le cipolline a parte, io lo faccio sempre così, diventano più soffici. In padella un filo d'olio, si tuffa la cipollina e si rende croccante fuori. Aceto o di vino o balsamico per deglassare il tutto e una spolverata di zucchero che aiuta a farle glassare. Se non le scottate all'inizio, aggiungete acqua in padella fino a farla ritirare. Qua partiamo con il burro. Sì, un po' di burro non ci sta. Qua abbiamo già messo le cipolline, io non vi distrago in questa fase del lavoro. Cipollina agrodolce. Sì. Non mi dire che è un classico perché lo sappiamo. Sì. Però non ci sono tanti modi per poterla rivisitare. La cipollina agrodolce è quella. Sì. Massimo si cambia aceto. Oppure Massimo la butti. Dai, scherzo, no? Era una battutaccia. Allora, ho una domanda sì, per Fiammetta. Aspetta un attimo. Fiammetta, dove hai mangiato le migliori cipolle? Fiammetta non le ha mai mangiate, diciamo la verità, difficilmente. Ma tu vivi con... lui sa già tutto. No, presumo che se offrono un piatto di cipolline in agrodolce a Fiammetta, magari si sarà sincerata che dopo segua qualcos'altro. Sì, però cipolline in agrodolce posso mangiare... Dimmi, no, perché così non ti parla. Una teglia intera di cipolline. Come si fa? Così... Accidenti. Perché sono... meglio delle patate al forno. L'altra faccia di Fiammetta Fadda. Te lo dico subito. Di qualcosa. Perché lui vede la cipolla, lui ti vede soltanto caviale e bollicine. Sì. No? Invece può essere anche pizza e birra, se la pizza e la birra sono di qualità. Di qualità. La cipollina è fatta bene, glassata, con una bella brasciolina di maiale fatta bene, panata, insomma, sta bene. Con qualcosa che abbia bisogno della dolcezza, l'abbinamento, sì, e l'acidità. Sì, sono cosa d'accordo. Ti piace con l'arrosto, con la griglia? Per esempio con l'arrosto di maiale. Certo. Ma deve essere un po' bruciacchiata per essere veramente buona. Infatti io faccio, prima la sbollento appena, e poi dopo padella caldissima, alla Riccardo Rossi. Bella. Molto bene. Poco più di 30 secondi. Dovete, vi ricordo, oltre a glassarle e preparare la ricetta, nel tempo anche metterla qua sull'alzatina, quindi... se mentre cuoce volete prendervi il piatto. Qua abbiamo aggiunto della cannella e anche dei chiodi di garofano. Sì, è okay. un'idea quasi rinascimentale, no, se ci pensi. Ho letto un libro di Bartolomeo Scappi, che non è una bestemmia, vedo che Fiammetta annuisce, al quale credo piacessero anche le cipolline in agrodolce, a dire la verità. Non lo so, ma a me piaceranno fra 5 secondi, perché ve le devo togliere. Hai già preso il piatto? Voilà. È Cuochi e Fiamme! Caso di Dio! Stoppa il tempo! Prendo il piatto! Vai! Voilà! So che il tempo era poco, però noi ci serve vedere chi in quel tempo è riuscito a fare di più.
Vediamo un po'. Stefano o Stefania? Questo è quello di Stefania, questo è quello di Stefano, ovviamente. Io faccio decidere voi. Io faccio il giro. Buono un odore, però, eh? Sì, nella tradizione della... meglio questa, questa è troppo... Io invece per Vescata. Riccardo Rossi è l'ago della bilancia. Che cosa devo valutare qua? Ma allora, allora siamo pochi e fiamme, abbiamo fatto la prova di con Simone Ruggiati, Fiammetta Fadda Chiara e Chiara Maci. Sì, c'è anche Riccardo Rossi, però, che deve decidere quale delle due gli piace di più. A look? Yes. Questa? Va. Vince Stefania la prova di manualità. Allora, io ti farò una domanda che mai come in questa puntata è stata particolarmente difficile. Scegli tra acciughe, pasta con l'acciughe, o amatriciana. Però occhio perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Guarda, io sono vegetariana da 25 anni, quindi... Ho già capito. Pesce azzurro. Sono le acciughe, l'ingrediente principale della prova di abilità. Grazie a tutti. Pesce azzurro da rielaborare, fate una pasta, quindi attenzione ai tempi di cottura, però prima la spesa, 30 secondi in dispensa. Se vi scordate qualcosa, poi dopo dovete usare il campanello. Se siete bravi, questo potrebbe servirvi per un aiutino da parte dello chef, ok? Via in dispensa, pronti! Hanno una certa flemma, però... Pasta scelta, vi direi uno spaghetto numero 8. 4 filettini di alici sott'olio, pomodorini ciliegio o datterini purché ben maturi, finocchietto selvatico, basilico, un cucchiaio di capperi e 300 g di alici fresche o acciughe fresche diliscate. Sale, pepe, olio extravergine, uno spicchio d'aglio. 3, 2, 1, anduia, stop, bella lì. Tonnerello qui, mezza manica di là, quindi il discorso di prima valeva ancora di più per te. Pronti? Via 10 minuti. Allora, qua buttiamo subito la pasta, io ti faccio spazio così noto anche gli ingredienti che utilizzerai. Sì, dimmi, un aiuto serve, Simone? Sì, ci vorrebbe proprio un aiuto, guarda, oggi. Serve un aiuto là, sono Simone? Caduti i tovaglioli, tutto a posto. Allora, qua abbiamo zucca, pecorino, l'acciuga diventa sott'olio qua, rosmarino, origano e curcuma. Pochi ingredienti, diciamo così. Cosa ci fai? Ma guarda, facciamo la zucca, la spezzettiamo, la mettiamo qui. Se vuoi ti apro l'olio, eh. È la mia specialità. Vai che lo... È l'aiuto gratuito. L'ho intravisto, infatti, sì? Qualche altra volta. Molto bene. Ti apri l'olio. Allora, se vuoi ancora olio, te l'ho aperto. Grazie. E farai come? Una crema? No, faccio saltare a fiamma bella viva la zucca. Che adesso andrò a tagliare a perché a tu hai detto prima la curcuma subito? Sì. Così si tosta. Sì, tu hai detto prima che sei vegetariana, intendendo dire che non mangi carne, però. Ho tradotto perché quando si tratta di parlare sempre di queste cose si fa sempre un sacco di confusione. Esatto. Allora, la gente, diciamo, come dire, comune. Si è rotta la scatola. Opla. Ah, ok. Questo è un aiuto che ti do io gratuitamente. Facendo però attenzione ad una cosa. Io non sono assicurato, tu sì. Eh? Io non sono assicurato, tu sì. No, io ci sono abituato, è diverso. Hai ragione. Oh, ecco. Aperta. Grazie. Prego. Grazie. Bene. Allora, dicevamo, per non far confusione, vegetariano non mangia né carne né pesce. Esattamente. Vegano non mangia nemmeno derivati del formaggio. Esattamente, però è sempre uova. Troppo complicato perché sai, spieghi sempre queste cose sempre quando incontri nuove persone, sei a cena, di qua, di là. Quindi vado subito al sonno, sono vegetariana così non metto in crisi nessuno, tranquilli, non si confondono. Ma questo piatto è piuttosto semplice, cioè l'acciuga da... Lo sprint, lo zing, come dice Fiammetta in più. Perché la zucca è dolce. La zucca è dolce, profumi con rosmarino e origano, quindi piuttosto semplice, economico. Esattamente. Ricettine che Chiara si appunta per metterle sul web. Mentre di qua diamo un po' più di sprint, vedo. C'è l'anduia. Sì, c'è l'anduia.
Questo è un piatto che l'ho fatto migrare di regione, perché la puttanesca, alcuni dicono che venisse da Ischia. Da Ischia? Sì, e in effetti i componenti di base sembrano essere quelli ischitani, no? Qui abbiamo messo aglio, che più che in camicia è un po' la camicia quella estiva, sì. Una camicia un po' sbragata, perché l'ha messo mezzo intero, mezzo no. Poi, allora, l'acciuga è sottosale, l'anduia dal piccante, l'oliva, l'amarognolo, capperino, salinità. Esatto. Molto bene. Qui hai aggiunto questa. Cosa? Cos'è qui? Questo è pepe verde che dovrebbe dargli un po' di sprint, che potrebbe anche non essere garantito, ma vediamo che succede. Nel senso che a me piace, ad alcuni critici ma no. Anche alla giuria piace lo sprint. Poi non ti fare influenzare troppo, tu fai la tua. Di solito piace anche vedere come uno interpreta. E questa invece? Questo qui è nuda di pesce. Quindi facendola migrare di legione da Ischia alla Calabria, ci ho messo prima l'anduia, che sostituisce in qualche modo il peperoncino, no? Sì. E poi la nuda di pesce va messa all'ultimo. Se ce la faccio, perché non ne sono sicuro, ci vorrei versare anche un po' di olio caldo sopra. Okay. Per imitare una cosa che faceva Tognazzi tanti anni fa. Scusa un attimo, non per aiutare nessuno, ricordo un attimo che mancano 6 minuti. Vabbè, ma non importa. No, ma questo vabbè, cuoce no, io in... ricordo soltanto questo. Questo cuoce in pochissimo tempo. Quindi non è che... Tognazzi faceva sta roba incredibile che era checca al rogo. Voi sapete che Tognazzi in realtà veniva preso un po' in giro dai suoi amici. Tant'è vero che il suo libro l'ha chiamato rigettario. Esatto, sì. Perché tutti dicevano che in realtà lui non sapeva cucinare, no? Sì. Questa è la verità. Ma... E c'aveva questo piatto incredibile che viene fatto, secondo lui, come... Leva a destra, esce l'acqua. Perfetto. Che secondo lui viene fatto mettendo tutte delle erbe molto odorose e estive, e poi mettendoci sopra un bicchiere d'olio molto bollente. Mm. E l'ha chiamato la checca al rogo, non so perché, tu lo sai perché. No, effettivamente è rimasto uno dei grandi misteri della cucina. Sì, io me lo chiedo tutte le mattine appena mi sveglio. Però a te chiederei una cosa, poi vado a dare la mia ricettina. Sì. Ho letto una cosa sulla tua scheda che devo forse riordinare, perché non mi è tornata. Perché dopo la passione per il tuo lavoro, dopo la passione per l'informatica... Dopo c'era un'altra passione ancora che non ricordo cos'era. Quella non si può dire, eh? No, e mi ha messo le donne per ultimo. Uno che ha fatto il marinaio praticamente anche, perché sotto militare era in marina. E io ho detto c'è qualcosa che non torna. Lui si è messo a ridere e con questo vi ho già risposto. Allora, la mia ricetta. Padella non troppo calda, perché la ricetta con l'olio e l'aglio si deve sciogliere lentamente, quindi questo è il fondo di cottura. Si toglie l'aglio e si aggiungono pomodori tagliati in due, sale e pepe che devono lasciare tutta l'acqua e diventare cremosi. Prepariamo il pesce tagliuzzato finemente, senza lische e senza testa ovviamente, che va aggiunto soltanto alla fine, prima della pasta, con un po' di acqua di cottura in modo da risottarla. Tutti gli odori sminuzzati finemente, quindi il finocchietto e il basilico, e quello è un piatto che lascia l'alice intatta alla fine e succosa. Molto, molto gustoso. Di cosa state parlando sotto della manualità piano piano? Splendida. Sì. Sì. Sua, sì. Grande manualità. Beh, nel tuo lavoro utilizzi attrezzi? Da studente ho frequentato un po' la sala operatoria, mettiamola così. Ok, perfetto. Oltre alla manualità, lui ha una cosa particolare, la postura. Sì. Perché essendo molto alto sui fuochi, non sta chinato così, ma riesce a stare eretto, sta molto bene. È vero. Ha la figura di un cuoco qua di qualità. Qua stiamo valutando tutto. Bene, vado solo un attimo in cucina. Ecco. Così. Sono due ricette completamente diverse dal modo di interpretare la cucina. Cioè, qua vedo Stefania che fa un piatto a suo gusto e piacimento, abituata a farsi, a tirar fuori il sapore da ingredienti a base di verdure. Cioè, ha chiesto il suo ingrediente preferito, ma ha detto tutte le verdure. Quindi tu cucini un po' tutti i giorni per te stessa? Sì, sempre. Sempre? Sempre, perché... Lo vedi come un obbligo? Rilasso. Oh. Mi rilasso. Proprio tranquillamente. Certo, con un pochino più di tempo rispetto a quello che c'è questo qui. Questo è il bello del nostro gioco. A proposito del tempo, manca un minuto e mezzo. Bene. Però
Tipo, se fai una scena, sei di quelle che è tranquilla, invita 12 amici, oppure sei di quelle che più di 4 persone comincia a diventare... No, vanno benissimo, anche 12 amici tranquillamente. Bene, che senza fai problemi. Questo weekend? Questo weekend non ci sono, sono a Parigi. Tanto ce la fa pure te. Il weekend è il primo momento della mia agenda che si impegna. Tra l'altro vi sta preparando 3 piccole porzioni. Non saranno splendide perché... Ti posso chiedere un favore, tanto c'hai ancora un minuto. Sì, vuoi venirlo a completare qua, così anche i nostri giudici possono vederti? Sì. Qua. Allora, mi sono fatto prendere dal coso perché sotto ci doveva andare... Ti sei fatto prendere dal coso che sarebbe la fretta, sì, perché la sotto fretta. Ci andava l'anduia di mare. No, l'anduia la posso mettere anche sopra, anzi... E allora cosa ti è preso? Volevo fare un letto che non ho fatto. Un letto? Sì, un letto. Vabbè, ok, mi sposto perché... Un letto di... Beh, 30 secondi, Stefania, te lo ricordo, non per metterti l'ansia, ma perché ci tengo al fatto che i nostri giudici possono considerare che entrambi rispettate i tempi di consegna. Il pomodoro, cioè il piatto in realtà è così apposta perché una scrittrice diceva che questa qui nasce... Ah, forse l'altra passione è la lettura, probabilmente. Sì, okay. Io non ho libri di cucina. Dovete consegnarmi il piatto, è finito il tempo. Ah, che bel colore solare. Dai, metti l'olietto saporito sopra. Mi raccomando, giudici, ricordatevi di mischiare il piatto di Stefania. E voilà. Dolcezza e delicatezza della zucca contro... piccante e ben saporito dell'anduia e della pasta la puttanesca rivisitata di Stefano. Partiamo con quello di Stefania, che è anche il più delicato. Adoro il carboidrato. L'avevamo capito dopo solo la prima puntata. Vero? Com'è? Aspetta, sempre. Non riesco neanche. Allora, è un po' incerto il sapore, perché, vabbè, io ho preso un pezzo di zucca ovviamente insieme e sa molto di zucca, si sente molto poco però l'acciuga. E ne l'hai messa tutta quanta spezzettata nel sugo. Ha fatto un olietto aromatico, no? Sì, okay, perché si sente poco. C'era solo l'acciuga, olio acciuga? Rosmarino, aglio. Rosmarino. E aglio. Il rosmarino si sente molto bene. Sembra che ci sia del sale grosso, perché si sente qualcosa di... Non so se sia il sale grosso. Sarà l'acciuga che in padella ha cristallizzato un pochino, non lo so. La giro così, dici tu? Sì. Un bocconcino piccolino. Sì, poi abbiamo uno spiedino, Riccardo. Se è caduto. Chi troppo vuole non la stringere. Sì, troppo. Buona, per una volta mi piace una roba con la zucca. Perché non è così dolce, per fortuna. Magari la ricetta gli dà quello zing, bravo. Ma quello lo dirà la nostra specialista. Attenzione. L'aspetto era carino. Sì. Nel senso che questo giallo, col giallo della zucca, era molto piacevole da vedere, anche abbastanza insolito. L'acciuga serve, e bene, a mio parere, per correggere senza dominare la dolcezza della zucca, che effettivamente è una cosa un po' troppo dolciastra a mio parere. Le due cose migliori sono l'acciuga per correggere la dolcezza e lo zenzero delle volte, quindi la trovo molto indovinata. Molto bene. Ah, lo zenzero spesso corregge l'acciuga? No, la corregge, corregge la zucca. La zucca, io la odio la zucca. 3 forchette per i nostri 3 giudici. Beh, sì, è una cosa difficile. Se volete potete, ora questa era la presentazione, vi consiglio anche qua di... Di mischiare. C'è una pinza? Così. C'è un imbuto, se vuoi, Riccardo. Tonnarello bello al dente. Mi piace molto questa cosa. Molto saporita. E si sente molto bene il piccante, però rimane al giusto grado. Non è eccessivo. Non è invasivo, però molto molto buona. Ma molto l'acciuga? Saporita. L'acciuga si sente. Si sente, ma è perfettamente equilibrata con gli altri sapori. Quindi è... È il trucco dell'olio. Perché ne ha usata molto poca, però l'ha lasciata, diciamo, salata. Allora, quindi io adesso prendo questo. Un po' di pomodoro, giusto? Sì, uno.
uno solo. Un pomodoro intero solo. Aspetta, diminuiscono veramente, faccio il zapopping qua dentro. Vabbè, sento molto l'anguia, però mi piace molto questo plateau. Molto bene. Molto forte, però buono. Anche gentile, qui c'è già la mia porzioncina. Sì. Ammesso che io riesca a destreggiarmi. Io pescherei nel mucchio. Sì, tu pescheresti nel mucchio? Sì, è rimasta più umida lì magari. Sì. C'è più condimento. Beh, mi piacciono molto questi pomodori così a filetti, sì, che di solito non ci sono per niente. Erano interi, poi quando ho aperto la scatola sono diventati a filetti. È molto saporita. Ecco. È molto vivace. Viva l'anduia. Posso dire che sento viceversa, tutto sommato, un po' poco l'acciuga, che quasi non si vede. A questo punto poteva mettere anche qualche goccia di colatura di alici, però è molto buono. Votatemeli da 1 a 5 il piatto di Stefania. Mezza manica con zucca, curcuma, acciughe e rosmarino. E adesso il tonnarello di Stefano. Con pomodori, olive, capperi, anduia, anduia di mare, eccetera, eccetera, eccetera. Una puttanesca di mare. Per 14 ad 8 vince Stefano con il sapore. Pubblicità, così Riccardo mangia. Tornati in studio nelle nostre cucine che hanno appena visto una pasta con le acciughe. Vinta da Stefano per 14 ad 8, non è successo niente, siete sempre vicini. Che adesso sceglie tra salsicce o provola? Anzi, provola. Scamorza. Scamozzata, provola, senza testa. Provola. Scamozzata? Scamozzata. È la scamorza l'ingrediente principale della prova di creatività. Benissimo, pasta filante. Potete farci qualsiasi cosa. Fateci vedere come siete creativi facendo la spesa ancora in 30 secondi prima di iniziare. Non vi scordate niente, via! Stupiscici. Stupiscici. Sempre più farina difficile. Farina di mais, farina 00 per Stefano. Pesce per Stefania. Cos'è? Ricciola? Cos'è? Persi. Persi. Di qua abbiamo ancora piccante, noci, miele, aceto. Aceto, sesamo e uova. Di qua carotine, burro, panna, salvia e rosmarino. Amante delle erbe, stop al tempo. Agrumi di qua. Scamorza creativa in 10 minuti, via! Creativa come? Creativa perché è un pochino che ho la passione. No, ma dimmi la ricetta prima. Sì. Come si chiama? Scamorza fritta buona, in salsa agrodolce. Tutto qui, niente di... Bene. Cioè, apparentemente niente di che, però... Ti faccio spazio anche a te. Vai. Ti piacciono le erbette aromatiche? Ah, io ti sono d'accordissimo con te. Però, la scamorza col pesce. Sì. Vuoi tagliarla qua sopra, così... Sì, adesso la rifinitura la facciamo qua. Che pericoloso, mai... Scivola. Come fai? Cosa fai di bello? Faccio dei bocconcini. Bocconcini di scamorza con il persico e poi li passiamo al forno. Al forno? Sì. Ok. Semplicemente. Allora io magari... Al forno microonde, mi sembra. Ah, al microonde. Sì. Ok, io mi ero già preoccupato per te. Qua quindi, come ogni buon formaggio fritto, si parte con la paratura. Esatto. Quindi farai farina di 00, uovo, farina di mais? Farina di mais perché è un buon trucco, nel senso che quando la friggi diventa bella croccantina e ti dà meno problemi. E l'agrodolce invece? L'agrodolce è fatto con una salsa che richiama molto la mia attuale passione rinascimentale perché... Non era la molecolare? No, ma questa è l'ultima. Poi dopo, sai, come certe ragazze che abbiamo conosciuto, a volte tornano, no? E allora... Bene, parliamo di donne. Che vuol dire qualche ragazza? Io vedo una fede al dito, quindi io fossi in te
Se mi vede mia moglie, dice no, però per l'avo della non no, era. Ma qua non ti vede nessuno. Non ci vede. Poi siamo pochissimi, quindi alcune confidenze, se te le faccio, succede niente, no? Io sono uno scrigno. Cercando di trovare un coltello. Dimmi, dimmi qualche pettegolezza anche te. Pettegolezzo? Tu sei sposata, fidanzata? No, non sono sposata, sì, sono fidanzata. Sei fidanzata, detto sottovoce, non sono fidanzata. Se tante volte avessi bisogno di un aiuto, siamo alla seconda prova, dopo c'è una prova di presentazione. Ok. Non proprio perché vi dico dovete chiederlo, però ci sono. Ci sei qua tu? Ci lascio pensare un attimo. Chiederò la ricetta più semplice mai data da me a cuoche fiamme. Prendete la scamorza, la tagliate a fette piuttosto spesse, almeno 1,5 cm, la coprite con la pellicola e la passate per 10 minuti in freezer. Questo servirà a farla diventare più soda esternamente, in modo da poterla prendere e metterla in padella antiaderente senza grassi a fiamma altissima, deve essere rovente. Farà una crosta su entrambi i lati senza sciogliersi completamente. E quella si serve su un'insalatina di verdure crude a piacere con un filo di olio al tartufo. Basta, a piacere. Frutta secca tipo noci, mandorle o nocciole a filetti. Molto buona come piatto dell'ultimo minuto a quando si arriva a casa. Io ho una ricetta ancora più facile. Ecco. Tu prendi una scamorza, le tagli un pezzo e te lo mangi. Beh. La sapevo già guarda. Oddio, così. Ormai quando le dici, senti me, ma il piccardino qua. Sta diventando sempre più semplice, capito? Ma vi piace più affumicata o dolce o insomma, bianca? Ma a me piace tutta, a me ancora ne capisco. Com'è? Basta me la porti. Affumicata? Sì. Che sai che non faccio mai invece? E dovrei farla, mi hai dato un'idea, pensa col tuo silenzio, metterla sulla piastra. Sai cos'è che non fai mai? Eh? Il silenzio. Perché io voglio sentire fiammetta. Posso dire che non mi viene in mente niente, certo. Tranne forse fare... non lo so, un bignè con la scamorza affumicata, non mi viene in mente proprio niente. Vabbè, magari sul blog è chiaro. No, stavo pensando infatti a un finger food con o qualcosa comunque di originale, di nuovo, con la scamorza affumicata, magari renderla tipo mousse, quindi tipo crema di scamorza affumicata e con dei funghi, che sta benissimo, anche nei bicchierini, e dei crostini, ad esempio, che è una sorta di bruschetta con funghi e scamorza affumicata, rivisitata. L'altra cosa carina, se non è affumicata, è tagliarla a dadi, si mette uno spiedino, uva bianca, infilzata in un bel dado di scamorza bianca, miele di castagno e paprika. Sta molto bene insieme. Anche con l'asiago. Lui però, che è cultore della cucina molecolare, sta facendo tutto tradizionale, non ha usato neanche un sifone. Esatto. Niente. Bene. Per esempio fare un'aria di scamorza affumicata. Sì, ci vorrebbero un po' più di un paio di minuti, ma si potrebbe provare, non è male come cosa. Però potevi farci, che ne so, un formaggio con le uova e l'alcol. Ma sta zitto che non riesco neanche a friggerlo, non ho capito. Vado via, basta. No, hai ragione. Punti, quella roba dell'alcol non è male, fa molto effetto. No, perché ho letto che ti sperimenti a casa. Sì, sono rimasto molto incuriosito da questa faccenda, che una delle cose che dicono della cucina molecolare è che questi cucineranno senza calore, no? A me, francamente, è venuto in mente... quel povero Prometeo che per darci il calore se lo sono giocato in mille modi gli dèi. E quindi fa un po' effetto questa cosa. E l'alcol è una bella metafora. Nel senso con che... tutta l'anduia che hai messo prima si può cucinare anche senza calore. Prima mangi quello, poi mangi un pezzo di pesce crudo e ti si cuoce automaticamente in bocca. Qua invece siamo esperti con le verdure per scelta di vita. E quindi sono curioso di sapere cosa hai fatto. Carote? Carota, panna vegetale, pepe, un pizzico d'olio, ma più una noce di burro, diciamo, con un pizzico d'olio. Questo sarà il letto per il tuo letto pesce. Il letto per il pesce che è già forse... il microonde. Ah, hai fatto proprio bocconcini, sì, tipo bocconcini piccolini, sì. 3 minuti e mezzo ancora. Qua cosa abbiamo? La salsa agrodolce fatta con l'anduia, il miele... con il peperoncino, perché l'anduia l'avevo fatta mangiare prima, il miele, sì. Ormai ci avevo ancora in testa e in bocca. Sì, ma un po' gli assomiglia. Tira giù, tira un po' qua, così, metti. Questa qui è una cosa invece che si usa fin da prima della scoperta del peperoncino, no? Che voi sapete è stato importato dalle Americhe. Questa cosa, questa? No, al posto del peperoncino
i nostri amici ci mettevano il pepe. È una salsa molto antica questa qua, in realtà. Ma dimmi che ci hai messo te, peperoncino, miele? Peperoncino, miele e... che altro? Ci metterò del succo d'arancia? La salsa di soia la metto a parte perché ve la farò bagnare. Che io non vorrei, fai quel che vuoi, però a livello di quantità, se vuoi dedicarti ad altro, quella basta. Sì, hai ragione. Infatti questo lo metto così. Benissimo. Anche perché siamo quasi arrivati, vero? Mancano 2 minuti e mezzo. Qua abbiamo fatto un battuto di salvia. Sì. Quindi qua sarà una sorta di salsa dip dove passare i tuoi spiedini. Esatto, sì, si passano e si... Allora, tu un po' tutti ti occupi di eventi teatrali. Non solo eventi teatrali, eventi in generale, quindi passiamo anche dalla musica. In questo momento mi sto occupando dell'organizzazione del Festival del Viaggio Spirituale. Ah! Io credo che ci posso aprire? Puoi fare quel che vuoi, anzi io non voglio distrarti, ti faccio delle domande per sapere di te. Mi stai anche mettendo a posto la cucina, cioè... Succede raramente. Che genere è quindi? È il viaggio spirituale, quindi tutte le mete spirituali si vanno insieme a festeggiare in un festival che ci sarà a giugno a Roma. A Roma. E quindi ci sarà appunto una serie di spettacoli, una serie di convegni, seminari per magari approfondire questo tema. Trovarmi che ti invito, io ma magari perché no, sai, poi parteciperanno anche tantissime regioni, quindi ogni regione porterà anche la sua cucina, la sua esperienza. Ma hai tutto cibo spirituale? Il cibo... È tutto un gas! Il cibo spesso non è spirituale, io cerco in tutti i modi, insomma, di fare in modo che lo sia spesso, come anche farmaco, no? Uno si cura anche con il cibo, non solo, specialmente con queste cose. Con l'erbetto. Esatto. Ma a livello di cucina, invece, chi ti ispira? A proposito di spirito. Mi ispirava nonna. Ah. Sì, nonna che era un po' così, un po' come un po' caciarona, confusionaria, però non studiava mai niente, faceva così, come le veniva in mente. Io so che ogni volta prima di metterti ai fornelli fai un brindisi. Un brindisi, sì, alla nonna, è vero. Bravo. È 20 vero, sì. Secondi circa. Qua stiamo mettendo un po' di profumi, il sesamo, la salsina a parte un po' Japan. Sì. E questa cosa quasi moderna. Il piatto sull'alzata. Speriamo. Bravi entrambi in tempo. Un applauso, grazie. Soia qui, salsa agrodolce di là. Molto bene, bravi entrambi. E qua arriviamo alla degustazione. Parte Chiara con il piatto di Stefania. Un bocconcino di persico e scamorza su una crema di carote. Ma mangiatelo tutto, Chiara, infatti. Che te frega. Volevo prendere apposta. Anche tutta la cremina. Aiuto. Buono, buonissimo. Delicatissimo come sapori. Si sente benissimo anche la scamorza che è sotto ed è una bella idea, originale come cosa, sembra quasi un aperitivo. Molto carino. Quando si brinda la nonna ci facciamo anche lo spiedino. Riccardo ha mangiato anche lo spiedino, inteso come legno. Ma cos'è questo? Crema di carote, panna, sale e pepe. Una cosa ammazza! Ti piace la crema di carote naturale? Ma è una cosa assurda, che è successo? Non lo so, te lo chiedo a te perché sei tu che sei cambiato. Blocca tutto. Molto buono. Non l'ho mai mangiato, non so quando mi ricapiterà mai più nella vita. Sapete qual è la soddisfazione più grande del mio lavoro qua? Bravo. Non tanto il fatto già di condurre un programma, ma il fatto di affinare il palato di Riccardo Rossi. È vero, questa cosa così grezza, abbozzata, piano piano diventa questo fiorellino. Silenzio che bisogna mangiare tutto insieme, no? Sì. Trovo piuttosto monotono come sapore, non ci sono contrasti, è tutto su un tono dolce, l'unico elemento
è questo elemento croccante che è abbastanza piacevole, però c'era più creatività in quello di prima. Ok. Quindi flat. 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 Questa invece è la scamorza fritta in crosta di mais. Uh-huh. Con della frutta. Dobbiamo... profumata l'arancia con due salse dip. Questa è una sorta di agrodolce fatta con miele, peperoncino... e aceto. E aceto. E aceto. L'altro è una salsa di soia. Quindi o l'uno o l'altra, oh, da cambiare tutte il burro, e due. Però. C'è un po' di giusto, peperoncino anche nell'altro. Giusto? Sai, si sta affinando molto. Ecco, quindi, forse è meglio quella di soia, perché questa ecco, è molto, molto piccante. Ecco, grazie, me l'hai detto, qual è? Sì. Quella sinistra? Sempre la cavia. Ecco. Però la frittura è... la frittura è fatta bene, giusto un po' oleosa, ed è un bel modo, magari tradizionale, di vedere la scamorza, però piace a tutti, immagino, la scamorza fritta. Quindi è una bella idea. Allora, io prendo un pezzo di scamorza, la infilisco qua? Questa è? Sì, tenti. Sì, prendi quella. Un consiglio mio, dimmi, passala soltanto su un pochino di arancia lì qua, che possa prenderla, sì, poi la rischia, no, no, così così l'assaggio anche al naturale. Buono, però mi sembra di mangiare veramente un pezzo. Dai, l'ultimo prova quella piccante, su, poi se mi sento male, no, no, no. Poco, eh, ho fatto finta. Ti ho visto che hai fatto finta. Mi sembra un pezzo di formaggio, devo dirti la verità. Lo sai, ti dico una cosa, lo è. Soia? Soia? Soia a sinistra, soia. Peperoncino. Prima la soia. E miele a destra. Quello rotondo è un arancio enorme. No, lo dico, magari uno pensa che... Ma, carino, un finger food. Però la panatura, benché abbia pensato tecnicamente giusto... la farina di polenta non è molto croccante. Votate. Vediamo. Troppo piccante. Sì, veri, veri, veri piccanti. Very quella hot. È proprio peperoncino puro. Riccardo che sta cercando ogni giorno di cambiare modo di scrivere il 4. Per fare della suspense. Ok. Sono arrivate delle mail e io mi sto adeguando. Piatto di Stefano. Uno. Era un pezzo di formaggio. 11-6 vince Stefania. Brava. Siamo 20-19 per Stefano. Siamo lì lì lì. Soffilo. Mousse o lenticchie per la prova di presentazione? Mousse. L'ingrediente della prova di presentazione. Una mousse si può fare di qualsiasi cosa, dolce, salata, di pesce, di carne, di verdure. Avete un po' di tutto a disposizione, qualcosa per dare parte croccante e profumo. Divertitevi e soprattutto stupiteli visivamente, perché non è detto che assaggino. Avete ancora l'aiuto dello chef. 6 minuti da adesso. Chissà che... Chissà che? Che ti chiederò l'aiuto a questo punto. Chissà. Dimmi, Riccardo. No, Fiammetta voleva spiegarmi bene una cosa che ho detto. Mi dici, Fiammetta, la differenza tra vegetariano e vegano? Giusto, giusto. Allora, vegetariano è una posizione etica, quindi non si mangia né il pesce né la carne, perché nessuna creatura dell'universo animale viene uccisa perché uno la mangi. I vegani sono di due tipi. Ci sono quelli che non mangiano neanche le uova e il formaggio e quelli che lo mangiano. Quali sono quelli che lo mangiano? Perché esiste, per fare il caglio ci vuole il caglio dello stomaco dei bovini, ma il caglio esiste anche vegetale. O del maiale anche si usa. O del maiale, ma esiste vegetale. Il cardo, per esempio, caglia il latte e quindi sono formaggi neutri in questo senso, e le uova, se non sono state fecondate, si possono mangiare. Molto bene, grazie Fiammetta. Ora è più chiaro. Gli fate un applauso, perché non è che proprio tutti ve lo spiegano così bene. A Stefania
è la prima categoria che non mangia, anzi, nemmeno, lei non mangia la carne. La carne. Diciamo che non è carnivora. No. Pesce lo mangia, e come ci fa questa mousse? Questa mousse facciamo con queste cimette di rape, sbollentate velocemente, cioè così. Sì? Saltate. Ti piacciono le erbe anche qui, le riporti? Hai messo salvia, mente e rosmarino? Timo, tutto quello che vedi qui, in timo, aggiunta c'è basilico, e basilico, mentuccia, buccia di limone. E facciamo un olio aromatico. E facciamo un salmorillo. Un salmorillo, perfetto. Così mi hanno detto che si chiama. E quelle cime di rapa diventano una mousse con che cosa? Con la mousse di base, diciamo, bianca. L'andiamo da... Cos'è, formaggio fresco? No, questa qui è... bianco d'uovo con della panna. Bianco d'uovo montato con la panna. Molto bene. Qua invece stiamo preparando una sorta di piccolo finger food con un mix di verdure bollite, quindi patatina, carota e pisellini, con sopra sempre la mousse di base. Ah, ne hai già fatto un'altra? Sì. Ti lascio solo un minuto, eh. Qua che c'è? E questo c'è, allora, quello è pesto verde, poi dopo c'è la mousse e poi dopo c'è del pesto siciliano. Eccolo, come scusami. Se fosse... Scaldiamo anche il pane carasau. Che posso fare per scaldarmi te? Il pane carasau. Sempre lavori impegnativi per lo chef. Lo vuoi far diventare guttiau? Fai tu. Fidati di me. Vai. Perché il pane carasau è classico, diciamo, sì, neutro. Il guttiau, che si fa anche in forno, è con olio e sale e a volte io metto rosmarino. Sì. Buonissimo. È buono di mangiarne un chilo e mezzo nel ti rovina la cena se sono in ritardo con l'antipasto, è questo. Ah, sì? Sì, ottimo anche nel forno. Diventa croccante. Se facciamo in padella mettiamo un filo d'olio. Il rosmarino, che in padella, a differenza del forno, si brucierebbe e darebbe un po' troppo amaro, io faccio questo. Attenzione, scusami. Prendo, profumo l'olio con il rosmarino senza farlo bruciare e poi a sua volta... ci spennello il pane. Quante te ne serve? Quattro. Ma tre bocconcini. Quattro etti. Quattro etti. Molto bene. Quindi adesso le cime di rapa frullate. Sì. Saltate prima con un pochino di aglio e olio e origano. Origano. Le abbiamo messe con la parte spumosa data da albume montato e panna. Sì. E quindi questa è la tua mousse vegetariana per eccellenza, con poi l'aggiunta della croccantezza del pane, esatto, che io ti sto preparando. Io adesso ti ho messo questo, diventerà croccante tra poco e torno un attimo da... Invece questa è troppo lenta e va bene. Troppo lenta, avrai bisogno di fisico. Comunque ricordo, dagli magari la forma in un bicchiere, in un contenitore, se vuoi. Va bene, vediamo. L'immagine, la... il colpo d'occhio che ci serve a noi. Salmone cotto o qualsiasi altro pesce cotto al forno o semplicemente a vapore. Mezzo avocado, si schiaccia tutto insieme e si profuma con menta fresca, erba cipollina, scorza d'arancia, scorza di limone e volendo anche un pochino di succo di lime che gli dà quello zing in più. Sale, pepe bianco e si lascia tutto riposare in frigorifero. Se volete dare più acidità, yogurt greco all'interno. E quello va bene sia sui crostini che su qualsiasi altro tipo di supporto caldo e croccante. Un minuto per finire i nostri, le nostre, le vostre moussettine. Però questo piatto è troppo piccolino. È troppo piccolo questo. Sì, ricordatevi di attenzione anche al supporto, ai colori del piatto. Ecco, già meglio. Bello bollente. Ancora 30 secondi. Ah, nel frattempo ringraziamo mai Stefano per la fiducia accordata allo chef. No, no, grazie. Non ho fatto in tempo a chiedere. No, però io sono contento, scherzo, perché sono contento perché vuol dire che sei autosufficiente. Forse e io lavoro meno. Forse sono un po' presuntuoso, cosa dici? Qua volevo, facendo... volevo tanto chiedere aiuto, aia, scusa, ma non ce l'ho fatta. Mi sarebbe molto piaciuto farmi... Guarda, è abbastanza luce. Difficile chiedere l'aiuto dello chef perché doversi allungare, premere qua, finito il tempo. Eccolo. Minimal. Minimal. Minimal chic, però. Minimal chic. Che colore che è venuto fuori. Se vuoi fare qualcos'altro... Wow. Dai, vieni. Questo è basta? Scusa, chef. Oh, mamma mia.
Queste basta? Se fossimo stati in una cucina vera non so cosa succedeva. Oh, mamma. Me lo immagino. Grazie anche di avermi scaldato il piatto sul fornello. Bravo. Pubblicità. Torniamo per il finale. Eccoci tornati tra le nostre cucine, i nostri giurati stanno vagliando le due prove di presentazione sulla mousse, sta conducendo per solo un punto 20-19 Stefano su Stefania e quindi qua, come succede spesso a Cuochi e Fiamme, con l'ultima votazione si decreta il vincitore. Questo è il piatto di Stefania, ha fatto una mousse molto leggera a base di cime di rapa ripassate, alleggerite proprio con la base di albume e panna, servite su un pane guttiao. Allora, questa mousse, che io trovo molto originale e anche di un bel colore, non l'avrei servita in questo modo, perché perde un pochino, nel senso che quando la vedi è talmente essenziale, talmente vuota forse. Un minimal che... chic. Sì, è un minimal chic, però un po' impreciso, perché... Mi sono dimenticato che poi quella parte verde più scura, posso girare certo. Verso Riccardo, è un olio aromatico, un salmoriglio. Ma la mousse è molto preparato con bene. Le erbe, che lei adora. Io che ti devo dire, lo sai che questi piatti mi lasciano un po' così. Comunque, effettivamente, visto che dobbiamo giudicare la presentazione della mousse, mi sembra presentata molto bene. Molto bene, Riccardo. Fiammetta fadda. Diplomazia, molto bene. Non mi sembra presentato molto bene. Al contrario. Al contrario. Nel senso, voglio dire che questi pezzi di pane, carasau, guttiao, come vuoi, messi così, francamente, come presentazione la trovo un po' carente. Però è vero che questo pane è veramente molto difficile da tagliare, Fiammetta. È difficile, ma l'ha scelto lei. Sì, sì, ah, il pane l'ha scelto lei, non certo. Era dato da Simone Ruggiati. No, perché no, l'ha scelto per lei. Per forza darmi una colpa, no, anche quando non ne ho. Non l'ha scelto? Sì. Era il pane a disposizione. Era il pane a disposizione, l'ha scelto la 7D, questo pane. Comunque, adesso, mentre Chiara si nota ancora il piatto, ti dico una cosa velocissima, sì. Un'idea carina. Prendi il pane il carasau, sì. Lo bagni appena, lo, bagni, ecco. Gli dai lo fai ammorbidire, poi lo metti sopra un recipiente, lo passi in forno e ti diventa un contenitore per l'insalata carinissimo. Oppure lo tagli a quadretti quando è umido. Però e poi ci vuole lo metti del forno. Ci vuole Chiara, la forma. Allora. Dici tutto. Mi sembra un po' troppo, un po' abbondante, ma abbondante che perde di eleganza. Qui mi trovo d'accordo con Riccardo quando dice che non ama esatto, la pioggia. Esatto, io stavo aspettando di arrivare da Riccardo sì, proprio. Qui no, lo anticipo perché effettivamente ci sono già troppe cose, questi bicchierini che non si capisce bene se siano dolci o salati. Non si deve capire. Ok. È così. Rio de Janeiro. Io so quello che dice Riccardo ora. Rio de Janeiro. Ah no, pensavo... Cioè, che, vabbè, perché c'è la pioggia di roba. Devo dirti che... Seppure questi bicchierini fanno molta simpatia da shot così, ti devo dire che purtroppo sono un po' disordinati quantomeno, no? Quindi sembra proprio un samba ormai all'ultima ora. Ok, quando finisco il milanese. No, l'errore qui secondo me è aver messo questa cosa, bastavano magari delle noccioline, perché così fa un po' minestrone. Poi bastava, per esempio... togliere questo e avere tre di questi qui senza quest'altra forma, certo. Con le noccioline e sarebbe stato perfetto. Ha voluto eccedere. Sai, ci sono quegli orologi svizzeri che si chiamano Grand Complication e che hanno gli ingranaggi complicatissimi, ma bisogna essere molto bravi per farlo. Al mio polso porto sempre un Grand Complication. Io ho sempre Grand Complication perché non lo porto e sono sempre in ritardo. Capisci, da 1 a 5. Ammetta, va dietro il nome del meccanismo, un Grand Complication. Io adoro questa tu roba. Tu sappi che io quando prendo il treno e torno a Milano, con Fiammetta, arrivo a Milano e mi sento più colto. Certo, esco dal treno con un certo tono anche. Stiamo votando questo in giro, qua. Sì. No, ci no. Io non sto prendendo in giro. Vai. Che devo fare? Mi devi dici? Votare velocemente. Dai, forza, come Chiara Maci, via. Tre stupendo, fa. Bellissimo. Guarda che bella grafica che ha Riccardo, piatto di Stefano. Guarda che facciamo. Ecco. Vai, forza.
quella... l'hai distrutta e poi gli dai 4. La foga della complicazione. Beh no, il più meritoso. Allora, vince per 8 a 7 Stefania e per la prima, no, seconda volta, se non sbaglio, finisce pari. Pari, pari. 27 pari, 2 kit, 1 per 1, non fa male nessuno e sempre in tutti e due insieme vengono con me, bravi, ottima sfida, bella gara, ottime ricette che vi siete presi a casa, vi aspetto anche domani a Cuoche e Fiamme. Grazie. Lui insomma, perché voi siete tutti se prendevi un bicchiere, la mettevi un bicchiere con il carasau così, la cimetta di rapa sul fondo, un tocco di verde così e l'olietto sopra, cannuccia e cucchiaino. Peccato che non avete assaggiato.